La generosità non va in lockdown. Centinaia di scatole sono state caricate su un furgone direttamente dalle limosiniere del Papa, padre Konrad Krajewski, dopo una giornata dedicata alla raccolta alimentare. 7 punti vendita in tutta Roma, dove qualunque cittadino poteva acquistare beni di prima necessità e donarli ai più bisognosi. Acquista un prodotto, esce dal supermercato, lo dona e questo prodotto, se l'elemosiniere verrà qui, prenderà le scatole e le porterà nel suo magazzino e magari domani mattina o domani sera sarà a stazione Termini per darle a chi ha bisogno. La fondazione Il Cuore si scioglie è partita da Firenze per lanciare questa iniziativa insieme all'Elemosineria Vaticana. Coinvolgere i cittadini è importante, sostengono, per tenere insieme una comunità che negli ultimi mesi ha subito ancor più i colpi della crisi. Nel periodo di blocco totale, anche persone benestanti hanno avuto difficoltà. Il proprietario dell'albergo, durante il Covid e il blocco, non ha avuto la sua fonte di guadagno. Il magazzino del Vaticano stanotte sarà pieno di provviste, ma domani mattina, promettono dall'elemosineria, sarà già vuoto. Chi ha bisogno non deve aspettare.